Stasera scopriremo insieme chi sono i re della terra e chi sarebbe più giusto fossero. Buonasera a tutti, benvenuti a Re della Terra, tappa napoletana. Mi chiamo Giosuè De Salvo, sono portavoce del Comitato per l'Expo dei Popoli. Il Comitato è oggi composto da 50 organizzazioni no profit italiane che da 3 anni stanno lavorando con l'obiettivo di portare a Milano, in occasione dell'Esposizione Universale, la voce della società civile, ma soprattutto dei movimenti sociali e contadini. This is a small thing, but the impacts are big. And it's one tiny step towards a more sustainable system. Buonasera, mi chiamo Enrico Panini, sono assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli. Una città che porta un saluto militante, non vi ospitiamo e basta, ma concretamente cerchiamo, essendo un ente locale, quindi cercando di fare il nostro mestiere, di dire che sul terreno del lavoro, delle amministrazioni comunali, si possono fare delle cose. Chiederei la vostra collaborazione, chiederei un po' una scomodità. Le persone che sono nella fila centrale, io chiedo che si alzino in piedi, per favore. Sono le persone, una persona su 9, che non hanno da mangiare. Ero stato arruolato con il ruolo di ambassador per questa grande fiera di Food and Beverage che debutterà a Milano il 1° di maggio e che per 6 mesi animerà la capitale morale d'Italia e non solo, per Expo 2015. I motivi per i quali avevo sottoscritto il documento, che poi ho lietamente stracciato, sono fortunatamente incarnati da Expo dei Popoli. Ma secondo voi, tutti i nostri piccoli agricoltori, le nostre storie, i tuoi presidi, ma che lavoro dovranno fare quando questo 118% di materia agricola e agroalimentare arriverà nel nostro paese? Fermiamo il trattato fantasma, stop TTIP! Allora la domanda che io mi sono sempre posto da quel momento in poi, qual è il popolo più primitivo? Quello che quando li vai a trovare fanno una festa solamente perché sei andato a trovarli? O quello che quando tu ti avvicini costa ti sparano con fucile a pallini? Qual è il più primitivo? Secondo me il secondo dei due popoli. Grazie a tutti. Arrivederci.